Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gema Gamer. Oggi siamo qui in un nuovo video su Overwatch. Allora, come starete vedendo, ho un PG che mai ho portato sul mio canale, ovvero il support Lucio. E perché lo sto utilizzando? Perché nei vari commenti che sono andato a vedere sui miei video di Overwatch trovo sempre qualcuno che mi propone di giocare con un curatore. Dato che a me Mercy non mi piace perché devi stare lì a curare praticamente ogni singolo giocatore, poi Symmetra dona soltanto gli scudi e già l'ho portata. Lucio è quel personaggio che, nonostante è un support, può anche attaccare tranquillamente e quindi è un support d'attacco, diciamo, perché fa anche molti danni con questa spara onde di suono. E come abilità, vedete, possiamo scegliere di curare tutti gli amici vicini o tutti gli alleati, come state vedendo con la croce gialla, e poi possiamo switchare e scegliere di correre. Vedete, così aumentiamo la quantità di salute donata, quindi aumentiamo le cure. Se switchiamo passiamo alla velocità, ma la velocità si usa in casi estremi, come se dobbiamo, quando dobbiamo scappare, tipo tra poco penso che la dovrò utilizzare. E poi abbiamo con L2 la possibilità di una onda d'urto che respinge i nemici. Allora, qui curiamo il Reinhardt che mi sta aiutando molto, quindi merita il supporto. Ecco, vedete qui l'onda d'urto che fa anche danno. Ringraziamo. Ecco, c'è stato un res. Scappiamo. Sono nei casini. Allora, vedete, qui abbiamo switchato, andiamo più veloce. Ok. Siamo su Anamura difesa. Speriamo di riuscire a fare qualcosa. Se la partita durerà poco, vediamo un po' se al massimo ne farò un'altra, perché mi sto trovando davvero bene con lui. È troppo divertente da usare. E se non so se vedete in basso a sinistra, ho trovato la skin natalizia, ovvero Valanga. È bellissima col cappellino natalizio. Devo un po' prenderci la mano perché sbaglio molte volte. Switcho alla salute invece di switchare alla corsa. Poi vedete come passiva, se andate sui muri e tenete premuto X, vi cammina sui muri. Ecco qui la ultra che vi dà più HP. Non so se arriva addirittura a 1000, non lo so, questo ci devo fare caso. Stiamo difendendo bene comunque, non sto facendo nemmeno tante kill, però per il momento non sono morto nemmeno una volta. Via via. E stiamo anche facendo un bel po' di danni. Attenzione a Mercy. Voglio provare a fare una cosa, voglio provare a buttarli giù. Allora, acceleriamo. Vediamo un po'. No, dai. Vabbè, muore Genji. Un bel cazzottone. È rimasta Zarya. Morta. È divertentissimo da utilizzare questo support, eh. Guardate il soldato che scappa, ma muore. Guardate voi, andate, tornate, vi arrampicate. Se lo sapete utilizzare bene, è come se fosse un tracer, con 50 HP in più di vita e con la possibilità di curarsi. Vedete, adesso ho 265 di vita perché ho anche gli scudi che mi ha dato il Torbjörn. Andiamo. Pushiamo, pushiamo. No, via. Poi dovete capire bene il momento in cui dovete scappare, non potete fare niente, se no altrimenti morite inutilmente, perché se siete support dovete cercare di rimanere sempre in vita, o almeno se dovete proprio, state per morire, dovete cercare di essere gli ultimi, in modo da, che se morite non andate a danneggiare la squadra, perché se muore il support all'inizio è un po' un casino, rimanete la squadra lasciate la squadra in difficoltà senza un curatore. Poi ovviamente se avete un doppio healer meglio. Perché il meta di adesso prevede. Il meta sarebbe la formazione della squadra. Prevede 3, 2 tank, di solito anche 3 e 2 healer. Tra cui Ana e Lucio. Io lancio la ultra. C'è la ultra di Zarya. Però la. Oh mamma mia. Ho usato benissimo la ultra di Lucio, eh. Vedete, ho dato più vita ai miei alleati che non sono morti. Siamo in serie di 10. No. 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 Cazzotti. No, no, raga, ero in serie di 11, Via. 11-0. Ok. Li abbiamo tenuti fuori, ragazzi, 11-1. Mamma mia. Allora, dato che la partita è durata pochissimo, adesso ci andiamo a fare subito
un altro match. Eccoci qui ragazzi, siamo a King's Row, nell'altra partita intanto mi diletto un po' a camminare sui muri con Lucio. Dopo l'11-1 su Hanamura, questa volta dobbiamo attaccare e la mia intenzione, sapete qual è? Quella di carriare, quindi di pushare alla grande, di mandare la mia squadra in avanti. Speriamo di riuscirci, di fare una bella partita, che voglio vincerla. Dato che la prima è durata pochissimo. Allora, partiamo subito. Una doppia easy. Ok, già abbiamo fatto due kill. C'è una Fara che sta rompendo le palle. Zenyatta lì. Ok, eliminato. Morto Zenyatta con un colpo alla testa. C'è una Widowmaker. Vedete, poi con Lucio potete andare a beccarla. Dov'è? In velocità. Cazzotto, in bocca. Ok. Morta. Adesso scappiamo. Ok, curiamoci. Guardate, avete tutta la situazione sotto controllo. Non ci credo. Fara ha sparato all'impazzata così. Però vedete, abbiamo dato modo alla squadra di pushare. Già sono sull'obiettivo. Adesso andiamo subito a dare manforte con le cure, in modo da conquistare subito l'obiettivo e andare ad attaccare, perché noi vogliamo vincere. Ok, vedete, già siamo qui sull'obiettivo, mamma mia. Se si sa usare Lucio e si ha una bella squadra, un bel meta, una bella composizione di squadra, ragazzi, si fa alla grande. Qui ci vorrebbe anche un Reinhardt, secondo me. E si andrebbe alla grande. Comunque, come vi siete accorti, sto giocando in partita rapida, non in ranked, perché mi sto allenando con i vari pick, i vari personaggi. C'è una ultra di soldato. Stiamo nascosti, però mi sta sparando. Allora, mi conviene buttare via qua. Ok, così abbiamo tutti gli alleati coperti. Stanno tranquilli con la salute. Muore. Farah non muore. Farah è rimasta con un pizzico di vita. Non è morta. Grandissima sombra che ha creato la torretta. Grande, grande, via, via, via. Push, 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 push. Come sto carriando, ragazzi? Mamma mia. Sto giocando benissimo, mi sto divertendo. Vabbè, quest'oggi allora vedete partite molto corte. Dai, almeno con due partite siamo riusciti a farne una. Se si può dire così. Scusate se non parlo molto o se dico cose un po' fuori dal contesto, ma quando si gioca Overwatch bisogna essere molto concentrati. Soprattutto con questi PG che devi curare, switchare, correre. Stare attento. Allora, vieni qua, Farah. Ok, morta anche Farah. Siamo in serie di 5. Mamma mia. È immenso questo Lucio. Guardate, dà fastidio a tutti. Non riescono a beccarmi. Allora, la torretta non è morta. Anzo. Via, 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 via. No! Mi sono buttato giù. Aspettiamo un po' la squadra, perché è rimasto solo uno Zenyatta vivo, ma penso che a momenti ci abbandonerà. Che è nel loro spawn. Non so come è rimasto in vita. Vai, 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 vai. Ultra! Ragazzi, il rush finale. No! Ho bloccato la ultra di Anzo. Grande, grande, grande. Mamma mia, ragazzi, cosa abbiamo fatto alla fine? Questa dovrebbe essere la play of the game. Mamma mia. Che rush finale. E abbiamo carriato con Lucio e non mi ha dato la kill finale. Che peccato. Abbiamo fatto una bellissima tripla con la ultra. Quindi abbiamo curato la squadra. Abbiamo fatto in modo che avessero più vita. E poi abbiamo ammazzato Anzo che stava facendo la ultra. E Farah che era in volo. Stava quasi per involarsi. Però abbiamo fatto 15 eliminazioni. 43% di partecipazione alle uccisioni con Lucio. Quindi il 43% è tantissimo. Calcolando che Sombra ha fatto 12 eliminazioni e Ana 14, io 15. 15-2 e 11-1 nella prima partita. Quindi abbiamo fatto un totale di 26-3 in due partite. Quindi buonissimo. Sì, il video per quanto riguarda Lucio si conclude qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri video del genere e con quali personaggi volete. Ci si becca al prossimo video.
Lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Un saluto da Gemma Gamer, ciao!